Allora, facciamoci un altro paio di integrali. Velocemente, quindi si incrociano una sola volta, che è la derivata della differenza, cioè la derivata negativa, quindi la differenza sta scendendo, quindi la differenza scende, vale 0 e poi continua a scendere. E questo vale per ogni ramo. Quindi la mia retta y uguale a x ha tanti punti di intersezione, uno per ogni ramo. Il primo ramo di un punto di intersezione è 0. Secondo ramo il punto di intersezione lo chiamo, la scissa del punto di intersezione la chiamo x con 1, il terzo ramo la scissa del punto di intersezione la chiamo x con 2, il quarto ramo la scissa del punto di intersezione lo chiamerò x con 3, ok? E così via. Adesso andate a fare la somma per h che va da 1 a più infinito dei reciproci di x con h. X con h tende a infinito, quindi 1 su x con h tende a 0, quindi la serie potrebbe essere, a termine di segno positivo, potrebbe essere convergente, potrebbe essere divergente. La domanda è: quanto fa la somma di questa serie? Quando fa la somma di questa serie? Vabbè.
Io vi ho fatto già la domanda in un modo meno fuorviante, perché vi ho detto può essere convergente, può essere divergente. Se io vi chiedevo direttamente quanto fa la somma di questa serie, o anche comunque, ve l'avevo pure detto che poteva divergere, ma avendovi chiesto quanto fa la somma di questa serie, voi dove vi siete concentrati a pensare? Cosa fa la somma? Quando fa la somma? Ma prima devi vedere se il convergio diverge. A me è stata fatta così la domanda, quando fa la somma? In realtà, lì per lì ho detto, vabbè, allora, là per là, pensavo che c'era qualche relazione complicata con i numeri complessi, invece no. Poi ci ho pensato, bene, che ho trovato la soluzione. Quindi per tutti, ci sei conto. Perché diverge? X con 1, tra dove è compreso? Tra pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi. La distanza di x con 2 di 3 pi greco. X con 2? 3 pi greco mezzi e 5 pi greco mezzi. X con gamma? Tra pi greco mezzo più k meno 1 per pi greco, guarda, se k uguale a 0 a 1 viene pi greco mezzi, se k uguale a 2 viene pi greco mezzi più pi greco, k uguale a 3 viene pi greco mezzi più 2 pi greco, e qua pi greco mezzi più k pi greco. Quindi 1 su x con k è maggiore o uguale di 1 su questo per esempio è minore o uguale di k più 1 pi greco, quindi questo qua il reciproco è minore di 1 su pi greco per k. Quindi la somma di 1 su x con k da 1 all'infinito è maggiore o uguale di 1 su pi greco per la somma di 1 su k più. Oh vabbè, invece di partire 1 per parte da 2, questa chi è la serie A? Monica, tranne il primo tempo, quindi questa qua diretta. Chiaro? Il problema è anche il contesto, perché se io ti faccio questa qua, alla fine, ti ho appena fatto l'esempio, ho appena fatto la serie armonica, ti dico questa, forse magari ci arrivi tu. Se te lo faccio in contesto, dopo che ho fatto 7 integrali, uno dice mai che ci sarà qualche funzione ausiliare, che ne so, un integrale che si fa per serie, puoi essere fuorviato a pensare, invece sì, c'è la soluzione. Chiaro? Quindi ragionate, non vi fate applicare un altro contesto. Andiamo a fare un ultimo paio di integrali. Allora, siccome non so se ho il tempo di farne due, faccio direttamente quello un po' più difficile. Andiamo a fare integrale da zero a più infinito di x sen x fra x quadro più 1 al quadrato di x. Ok?
funzionerà sugli A. Zeta per e alla x e alla x tratto z quadrato a quadrato. Questo perché? Allora, innanzitutto questo che cosa sarà uguale? Quali sono i poli? Questi sono sempre punti singolari, sono sempre dei poli, perché sopra non ci sono problemi. Invece sotto si può annullare, quindi è un polinomio di grado 4, che però che radici ha? Questo polinomio di grado 4, questo è facile, le radici sono i e meno i, ma sono doppie perché sono arrivate al quadrato, quindi i poli sono i e meno i. Ah, quindi quell'integrale di i sarà uguale a tutti i gregori volte per il residuo della mia f nel punto i, perché è quello contornato da là. Questo sarà uguale all'integrale tra meno r ed r. Chi è z? Da 0 uguale a x. Chi è r alla x? Coseno x diviso in x fratto x quadro più 1 al quadrato di x più l'integrale su d CR più di z e alla di z fratto z quadro più 1 quadro di z. Ok? Ora, questo integrale qua cosa fa? Per r che tende più infinito? Secondo voi? Allora, questo stiamo nel semipiano di sopra, quindi e alla iz, cioè parte reale negativa o nulla, quindi il modulo di questo è minore di 1, il modulo di questo vale r, il modulo di questo fa come r alla quarta, r su r alla quarta fa 1 su r al cubo, la circonferenza fa pi greco r, e quindi 1 su r cubo per pi greco r tende a 0, quindi qua è da più, non ci sono problemi. Quindi bisogna vedere a chi tende. Allora, questo integrale per r che tende a più infinito a chi tende? Io dico a quella funzione sommabile tranquillamente, non ci sono problemi, che si può maggiorare con x in valore assoluto, con x fratto x, x quadro più 1 al quadrato, non dà problema. Però quando lo faccio integrare la meno r, questo è dispari e sparisce,
questo è pari e rimane, quindi qua viene a 2i integrale da 0 più infinito di x sen x fratto x quadro più 1 al quadrato in dx. Quindi l'integrale tra 0 più infinito di x quadro di x quadro di x sen x fra x quadro più 1 al quadrato di x, questo è uguale a pi greco volte per quel residuo. Residuo di f di 0 nel punto i. Ora, qual è il problema del residuo di f di 0 nel punto i? Che i è un polo doppio. Quindi come si calcola il residuo di f nel punto i? Lo devo fare z meno i al quadrato per f di z, perché quello, se io lo scrivo, poi questo devo fare la derivata rispetto a z e poi 1, mi pare, ma ora lo controlliamo, perché quello là, siccome il polo è doppio, quando io lo sviluppo vicino a i, quello è, parte da c-2 z-i alla meno 2 più c-1 z-i alla meno 1. Quando moltiplico per z-i al quadrato, qua mi viene c-1 per z-i. Quando derivo una volta rispetto a z e calcolo tutto in meno i, mi viene esattamente c meno 1. Ok? Questo qua calcolato in genere. Allora, questo qua lo potete anche scrivere come z per e alla i z fratto z meno i al quadrato per z più i al quadrato. È la stessa cosa, che z meno i per z più i fa z quadro più 1, due volte fa z quadro più 1 al quadrato. Quindi io devo fare la derivata rispetto a z di z per e alla iz fratto z più i al quadrato, e tutto lo devo valutare nel punto i. Ok? Z uguale i. Andiamo a fare questa derivata. Questo lo posso cancellare, tanto l'ho ricopiato là. Allora, qua mi viene z più i alla quarta, poi devo fare la derivata del numeratore, quindi e alla iz più iz e alla iz, che moltiplica z più i quadro, meno due volte z più i, che moltiplica z per e alla iz. Vediamo un po', vediamo z per e alla z più z per e alla z per i, che è il numeratore non derivato, meno due volte la derivata del denominatore per il numeratore non derivato. Adesso lo devo valutare in z uguale i, uguale. Adesso sotto viene i più i fa 2i, 2i alla quarta fa
Quanto fa? 16. 2 alla 4 fa 16, 5 alla 4 fa 1. Quindi qua viene 16. Sopravviene e alla z fa e alla meno 1. Quindi qua mi viene 1 su e. 1 su e sta sia qua che qua che qua, che moltiplica 1. Allora 1 più i per z fa 0, quindi questo pezzo qua c'è in e alla z moltiplica 1 più z, ma 1 più z, z vale i per i fa meno 1 più 1 fa 0, quindi tutto quel pezzo fa 0. Quindi qua mi viene meno 2 per 2i per i per e alla meno 1. Allora i per meno 1 si toglie, quindi qua viene 4 su 16 e, quindi 1 su 4 e, quindi se ho fatto bene i conti questo fa pi greco su 4 e. Quindi fa un po' meno di uno su uno. Ok? Allora, mo non mi va di perdere tempo, possiamo fare pure un piccolo controllo a mano per vedere se uno ha fatto bene, no? Ma supponiamo che uno voglia controllare se questo integrale si sta fatto bene. E a matla, ok? Allora, questo integrale qua che struttura ha? Questo è positivo, questo è positivo, questo è segno alterno. Se ci fate caso, mano a mano che andate avanti, questo sostanzialmente è uno di scuro quando inizia abbastanza grande, che uno si dà scuro e circa uno di scuro. Quindi la struttura è sempre la stessa. Il seno oscilla diviso per una quantità che è sempre più grande, cioè ci saranno dei pezzi che danno un integrale positivo, poi un pezzo danno un integrale negativo più piccolo, poi un pezzo danno un integrale positivo più piccolo e così via. Sembra la struttura di integrali che mi daranno una serie di pezzi. Allora, cosa faccio? Prendo questa funzione con MATLAB, la integro tra 0 e pi greco. La integro tra 0 e 2 pi greco. La integro tra 0 e 3 pi greco. Se mi dà tre valori che oscillano attorno a questo, cosa fanno le somme di Leibniz? Oscillano attorno al valore che somma della serie. Non è una certezza, ma è probabile, molto probabile, di aver fatto bene. Se invece vedo che quella sono per circa la metà, probabilmente magari mi sono dimenticato il numero, capito? Se poi invece vedo che non c'entra niente, vuol dire che ho sbagliato qualche parte. Però a occhio e croce dovremmo aver fatto bene, no, capito? Cioè il concetto deve essere, allora questo è un, ma voi ci perdo 5 minuti, però è una cosa che dopo tre corsi che avete fatto con me dovreste aver imparato. Non esiste la persona che non sbaglia, esiste chi non controlla. Mo posso pure capire che uno per questioni di tempo oppure di difficoltà eccetera non possa controllare. Però voi dovete più o meno sapere se quello che state facendo è affidabile o no. Allora, se ci fate caso, se riandate con la media a tutti e tre gli altri corsi, uno insiste sempre sul controllo. Risolvevi il sistema lineare dipendente da un parametro, eccetera, lo ricontrollavi su tre valori, almeno tre. Oppure facevi un controllo e hai fatto un integrale che ti deve dare un volume, un po' di negativo, oppure hai fatto un integrale di una funzione, eccetera, e fai una stima del punto più o meno di quanto deve valere l'integrale, vedi che torna. E così via. L'insistenza era sempre su quello. Perché? Perché tutti quanti sotto determinate condizioni di pure il programma del pilota automatico della Tesla
della macchina, dell'auto a guida autonoma, qualunque marca essa sia, sbaglio. C'è sempre la circostanza nel cui il programma sbaglia. Anche d'altro canto viene programmato, anche se venisse un domani che verrà programmato da un robot, sbaglierà lo stesso. Più raramente, quasi mai. No, ci sono operazioni affidabili e meno affidabili. D'altro canto, anche questo è oggetto di studio. Ecco, qua una cosa tira l'altra. Per esempio, qual è, diciamo, quando andate a prendere i soldi a banco, lo ritenete una funzione affidabile? Cioè, normalmente non sbaglia mai, però qualche volta può succedere, raramente. A volte rimane la carta incassata dentro, non te la dà. A volte poi devi tornare il giorno dopo, andare alla filiale e fartela dare. Oppure può capitare che viene a mancare la corrente. In quel momento quello annulla l'operazione, però tu stai sicuro, poi dopo vai a controllare. Cioè, ci può sempre stare, anche se la probabilità viene ridotta. E quello non è un evento. Allora, perché quello è un evento che si sbaglia raramente? Perché la gente là si preoccupa perché sono soldi. Un evento molto più importante, per esempio, è se cade un aereo. Quello è molto più importante. Allora, qual è, per esempio, mi sapresti stimare la probabilità che cada un aereo? Qua faccio un po' di filosofia, così si ultimi 10 minuti. Sapete qual è la probabilità che cada un aereo? Su un modo. Un numero, qua vado dando l'ordine di grandezza. Su tanti aerei che partono, quanti ne vanno giù? 10. Quello più una cosa di più. Allora, vediamo un po'. 10 alla meno 4, 10 alla meno 5, 10 alla meno 6, 10 alla meno 7, 10 alla meno 8, 10 alla meno 9. Già vi ho dato un'indicazione, no? È di meno di 10 alla meno 4 e di minore uguale a 10 alla meno 4, maggiore uguale a 10 alla meno 9. Allora, facciamo una stima. Vediamo se siete in grado di fare una stima. Allora, quanti sono i viaggi che fa mediamente un italiano qui all'anno? Italiano. Un paio. Perché ci sta chi ne fa 5, 6, 8 e chi non ne fa 0. Okay. Almeno un paio. Diciamo un paio. Quindi almeno una data e due, no? Poi in realtà forse qualcosa in più, perché a volte quelli fanno scalo, quindi diciamo tre andate potrebbe una cosa ragionevole come ordine di grandezza. Adesso questo qua per quanti miliardi di persone lo devi moltiplicare sulla faccia della terra? 8, no, diciamo 4, perché non lo so se tutti i cinesi, cioè i cinesi li fanno un po' di volte, sono una nazione abbastanza sviluppata ormai, però ci stanno tante nazioni che stanno sotto me, ci saranno anche nazioni che fanno molti più voli, la Svizzera, no? Oppure paesi, uno che sta in Islanda, se si vuole muovere, che deve fare? Deve prendere aereo, se vuole andare da qualche altra parte che non sia l'Islanda. Però diciamo, vabbè, facciamo pure 4, 5. Di più. 3 per 5, 15 miliardi di voli in un anno. Quanti sono gli aerei che cadono? 100. Dipende, perché comunque non è che allora, sono aereo, ci sta una persona, quindi più di uno, più di 10, più di 100, più di 1000 in un anno. Sono delle notizie in un anno che si sentono, non cadono più di 2 o 3 all'anno, insomma. Ah, guarda. Meno di più di 100. Tra 10 e 100. Non lo sentite tutti i giorni, ma una volta al mese da qualche parte, perché tu devi considerare anche gli incidenti dove ci stanno non tanti morti. Qualcuno c'è.
una volta capita un incidente qua, una volta capita un incidente là, un aereo piccolo, se ci metti pure gli aerei piccoli, allora, diciamo tra 10 e 100. Allora mettiamo 30, 15 miliardi diviso 30, diciamo 30 su 15 miliardi sono 2 su 1 miliardo, quindi stiamo a 2 per 10 alla meno 8. Ok? No, 2, 15 miliardi, 2 per 10 alla meno 9. Giusto? No, aspetta, no, no. 2 per 10 alla meno 7. Perché? E perché mediamente un aereo quante persone può? Gendiamo. Quindi 15 per 10 alla 9 voli, persone che volano, non significa 15 per 10 alla 9 voli, ma significa 15 per 10 alla 7 voli. Quindi, e infatti io quello sapevo, sapevo che l'ordine di grandezza era 10 alla meno 7. E non è 10 alla meno 6 o 10 alla meno 5 o 10 alla meno 8. Che 10 alla meno 8 significa devi sentire che cada un aereo all'anno, no, qualcuno in più di cada. No, forse siamo qualcosa in meno 10 alla meno 7, piano piano. Però ci sono stati anni, per esempio c'è stato un, ma non parecchi anni fa, 5-6 anni fa, è stato solo in Russia, in due mesi, in mese qualcosa sono caduti 3 a questa volta. Anche se poi per fortuna non c'erano sempre tanti, uno c'erano tanti morti, ma gli altri due no. Che poi vengono rubricati, diciamo, calcolati come incidenti aerei, anche per esempio l'atterraggio, quello ci sta incidente, va fuori pista, eccetera. Diciamo su incidenti aerei. Incidenti aerei sono circa. Tra l'altro incidenti aerei sono l'80% sono decollo e atterraggio. Più decollo, un po' meno l'atterraggio e meno ancora il. Per definizione il volo non può fare l'incidente, cioè l'incidente è quando atterra, però diciamo l'incidente ha avuto un guasto durante il volo. Cioè atterraggio intendo atterraggio a destinazione, non atterraggio durante, diciamo perché è caduto l'aereo in mezzo. Questa cosa si può studiare con i metodi non solo di probabilità, però una materia mista che sta tra probabilità e analisi, che si chiama teoria delle large deviations. E anche questa è una cosa interessante, perché anche se voi, questa è una cosa importante sapere per l'ingegnere, anche quando un fenomeno è molto complicato e non lineare, dipende da un sacco di fattori eccetera eccetera, quando il fenomeno è abbastanza raro, in genere, non sempre, a volte ci sono più fattori e le cose possono essere indicate, però spesso c'è un fattore dominante, c'è una causa dominante, una causa principale. Cioè, quindi quando succede che cade un aereo, c'è sta quasi sempre una causa specifica, non un insieme di concause. Cioè, c'è sempre un insieme di concause perché c'è la concatenazione degli eventi che farà cadere l'aereo. Però in genere c'è una causa predominante. Cioè tu rimuovi le altre e l'aereo cade lo stesso, rimuovi quella e l'aereo non cade. Chiaro? Perché c'è una causa predominante? Perché immaginate. Allora, su tutte le cose voi avete, e questa è una semplificazione molto grossolana, però immaginate che tu puoi avere vari cedimenti, questo cedimento ti fa rompere l'aereo, quest'altro cedimento fa sbagliare il pilota, fa andare a sbattere l'aereo, quest'altro malfunzionamento fa. Per esempio, nel caso del
Boeing 737 Max c'è un problema con un nuovo software che inganna il pilota, quindi addirittura stanno quasi per decidere di fermare la produzione, perché ormai non se lo compra più nessuno, quindi anche non sono sicuri che venga comunque. Perché c'è una causa predominante? Immagina che tu abbia, supponiamo per di primo acchito che queste cose non interagiscano, quindi tu hai, che ne so, il software, un problema di software, un problema di acciaio sulle ali, un problema di un altro tipo, un problema di pannelli che non sono fissati bene, altre cose eccetera. Allora, all'aumentare di certi controlli, la probabilità che quello ti faccia cadere l'aereo decresce, e in genere come decresce? Esponenzialmente. Chiaro? Quindi io c'è un parametro di controllo, stringo il parametro e quindi mo tu cosa in genere, come sono settati i controlli? Sono settati in maniera tale che queste i controlli siano abbastanza accurati da far crescere tutte queste probabilità al di sotto di una certa soglia. Qual è? Mo, che succede? Che se uno di questi parametri per qualche motivo sta un po' sbagliato, quella probabilità sale. E mo è difficile che si trovino esattamente due, tre parametri sbagliati della stessa intensità, siccome la decrescita è esponenziale, come è difficile che io prendo. Allora, ti prendo varie funzioni esponenziali, tu devi prendere il massimo di queste funzioni, metto dei valori, dei parametri che già sono comparabili l'uno con l'altro. È difficile, siccome là ogni volta che il parametro aumenta di 1, quello se decresce di 10, mettiamo, è difficile che si trovino tutte allo stesso livello. Siccome spostandosi poco si trovano, decrescono violentemente, ce ne sarà una che sarà molto più grande delle altre. Questo è quello che succede. Cioè, questo non è che lo dico io, questa è un'esperienza comune degli ingegneri che lavorano nel campo dei sistemi complessi. C'è per esempio un ingegnere, si chiama Ivor Cummins, è un irlandese, lui ha lavorato per 25 anni come ingegnere nel campo dei sistemi complessi, poi si è cominciato a occupare, questo è un altro mio pallino, di problemi di salute. Allora, quando lui analizza certe cose, dice anche se il sistema è complesso, anche se il sistema è non lineare, cioè parecchie interazioni eccetera, non succede mai che le cause siano più di 2 o 3, cioè i fattori rilevanti siano più di 2 o 3. Che può pure capitare che in due parametri ci siano due fattori che abbiano, ti danno delle probabilità che le cose vanno male comparabili. 1, 2, 3, non di più. Ovviamente questo va interpretato con un minimo di un grano salis dei latini, però è così. Quindi questo è un fatto importante, perché sì, si possono incastrare cose, eccetera, però tendenzialmente questo vale soprattutto per gli eventi rari, non per gli eventi comuni. Se un evento è comune, c'è una probabilità che succeda una volta su 10, è là la causa, possono essere tante. Ma se l'evento capita una volta su 1000 e tu vedi che comincia a capitare una volta su 200, c'è sta una causa sballata, non tante, però devi capire qual è. È chiaro? Vale per gli eventi rari, non per gli eventi comuni. Ok? Ovviamente quello che ho detto io è rozzo, impreciso, eccetera, ma si può, diciamo, enunciare in qualche modo sotto forma di. Ci sono dei teoremi che rappresentano la controparte matematica di quello che vi sto dicendo, per esempio, no? Quindi ci stanno. E ci sta la materia proprio che studia questa cosa, tanto per dire. Va bene? Ok, allora tornando ai fatti nostri. Noi fino ai residui penso che abbiamo fatto abbastanza esercizi per prepararci per il compito.
lo ripeto in modo che rimanga anche traccia, poi vi invierò qualche fotocopia con un po' di esercizi svolti sull'ultima parte, quindi qualche esercizio sulla funzione LP e qualche trasformata in LP, quindi in maniera tale da poi prepararci. E poi va bene, una volta fatti i primi compiti facciamo le correzioni. Cioè, se non basta il primo, se non è soddisfatto proprio il primo compito, farà il secondo. Va bene, possiamo finire.